io penso che molta gente si dimentica velocemente di quello che hai fatto e secondo me ognuno fa quello che vuole. A me quello che non mi toglie quella gente è quello che ho fatto io qua come giocatore e per esempio oggi come allenatore. Io oggi come allenatore l'ho fatto grazie ai ragazzi, io ho creduto sempre nei ragazzi e mi hanno ripagato e sono contentissimo e sono grato a questi giocatori, da Gianetti a De Sena. Quello che a volte secondo me scrive molta gente o dice molta gente, secondo me non è neanche tifoso del Cagliari quando parlano in una maniera così cattiva. Io penso che io come allenatore mi possono criticare se sono scarso e questo non è un problema, perché ci sono degli allenatori scarsi, degli allenatori bravi e degli allenatori così. Questo non è un problema, la critica anzi fa crescere. Quando la critica costruttiva credo che fa crescere sempre. Io sono cresciuto in questo momento anche difficile, sono cresciuti, è importante che sono cresciuti anche i ragazzi che si sono ritrovati a giocare in una situazione difficile, veramente difficile. Nicolò, per esempio, parlo di Varela, si è ritrovato a lottare per la salvezza portando anche il sentimento dentro, che ripeto, è molto difficile. De Iola uguale. Commenti su De Iola io ho sentito tanti, ma la cosa più importante, la cosa più bella è che il calcio ti dà la rivincita e puoi andare lì sul campo, battagliare, giocare e sono contento della reazione sua e di tutto quello che hanno fatto questi ragazzi, perché poi da Gianetti, ripeto, a De Sena hanno fatto tanto e sono contento di questo. Le critiche su di me, secondo me, a volte sono anche giuste. Sinceramente fanno sempre crescere. Senti, la domanda la devo fare perché nel mio ruolo di giornalista. Il futuro. No, fammi godermi questa vittoria, poi il futuro non lo so. Questo è una cosa, io sono a casa, quindi questo è importante. Poi tiferò sempre il Cagliari, perché questo è così. Però no, è importante la cosa, l'obiettivo che si è raggiunto oggi, che secondo me è la cosa importantissima. E la cosa più importante è che la prossima stagione vengono le squadre in Serie A.